Gloria in excelsis Deo. Sulla Chiesa il tuo Santo Spirito, perché per intercessione del nostro Padre San Francesco edifichi il popolo dei credenti che formerà la Gerusalemme del cielo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. In quei giorni io, Giovanni, vidi la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli. Ed egli sarà il Dio con loro, il Dio loro. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno.
perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. No, grazie a Dio. Rendiamo grazie a Dio nella sua dimora. Rendiamo grazie a Dio nella sua dimora. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Rendiamo grazie a Dio nella sua dimora, perché grande Dio è il Signore. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, sue il mare, lui che l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Rendiamo grazie a Dio nella sua dimora. Entrati prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Rendiamo grazie a Dio nella sua dimora. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi, come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.